Mi ricorda una partita con due volti completamente diversi. Nel secondo tempo, non solo l'ingresso a nostro avviso dei due attaccanti, insomma anche qualche accorgimento tattico ha fatto sì che la squadra giocasse meglio, più sciolta, insomma Scalzone ha bisogno di avere a fianco qualcuno. Sì, c'era più peso in avanti, però io dovevo fare i conti con le precarie condizioni di Polani, eventualmente non lo volevo rischiare se le cose fossero andate bene il primo tempo. Guardacino non si allenava, si è allenato questa settimana, ma non si allenava da 15 giorni, quindi più di un tempo nelle gambe non aveva. Era una soluzione che già avevo pensato ed è successo e l'abbiamo fatta poi corso d'opera al secondo tempo. Una squadra che sembra, insomma, che sta vivendo dei momenti particolari, mi riferisco anche agli episodi riguardanti le espulsioni. Guaracino che esce in giro di pochi minuti, in occasione del gol c'è stata un'altra cosa che non abbiamo capito, che è interessato Castaldo, che è stato allontanato, insomma c'è sempre qualcosa. Ci racconti cosa è successo in occasione del... Beh, Guaracino ha commesso due ingenuità, però secondo me sanzionate troppo frettolosamente. Quando riguarda Castaldo è andato, lui si stava riscaldando nella zona dove era anche il guardaline. È successo che il guardaline ha chiamato il fuorigioco, l'arbitro invece con le spalle all'avversario ha fatto continuare, dopodiché la palla non è entrata perché Castaldo ha detto evidentemente era evidente che erano 20-30 centimetri fuori. Noi l'altra domenica ci hanno penalizzato 20-30 centimetri dentro, stavolta erano fuori, e è andato a protestare perché lui insomma era proprio in linea con la porta e ha visto tutta l'azione. Ha sbagliato a recriminare, però capitano queste situazioni del genere, capitano quando magari tu vedi che subisci dei torti e uno esplode a volte. Io ho la sensazione che quest'anno veramente l'attacco sia esplosivo, poi la partita ha cambiato molto, poi la rabbia che c'ha dentro Polani e Guaracino, però insomma in avanti sta squadra veramente dimostra di poter fare, se è messa nelle condizioni magari da tutta la squadra, di poter far male veramente. Noi rispetto all'anno scorso in attacco sicuramente abbiamo molto più peso, però dobbiamo riuscire a costruire meglio da dietro al centrocampo. Secondo tempo l'abbiamo fatto molto molto bene. Il primo tempo purtroppo ha dovuto giocare anche Africano, che è un terzino per esigenza, ha dovuto giocare alto nell'attacco a tre. La mancata, il gol è arrivato sull'unica azione corale che abbiamo fatto con la 50esima, l'azione più bella insomma della partita, quindi significa che quando si riesce a giocare effettivamente i numeri li avete. Certo, magari mancherà un po' di qualità rispetto all'anno scorso perché diciamo dietro non abbiamo un giocatore con caratteristiche tecniche che possa dare via all'azione. Però quando togliamo anche un po' di paura riusciamo anche a fare qualcosina sotto l'aspetto della costruzione del gioco. Castaldo è l'ultimo dei partiti con una scelta tecnica e qualche altro motivo, insomma, di solito doveva essere il perno della buona difesa, insomma, quest'anno con l'andata via di Matera. Fatto l'inizio di campionato, logicamente non la sua altezza, ovviamente ha pagato lui un po' per tutti quanti. No, ha pagato lui per... Non è che ha pagato lui, purtroppo lui aveva iniziato bene, poi dopo ha avuto un periodo di calo, è chiaro che qualcosa ho cambiato, come cerco di cambiare in corso d'opera, come cerco di... chiaro che io cerco di stimolarmi sotto tutti gli aspetti, in questo momento è toccato a lui, ma non è detto che Castaldo, per me rimane un giocatore importante
non è detto che Castaldo rimanga in panchina la persona. Dico, hai detto prima che stai facendo di necessità più vorrei dire tu dicessi qualcosa su Bisogni, un giocatore che non sta andando, insomma, al centro, cioè non ci sta dando niente. Sì, magari lui ha in questo momento, visto il fisico molto grosso, paga anche un po' la condizione fisica, che poi magari verrà mano a mano. Comunque il giocatore ci può fare sempre comodo. Tra l'altro in questo momento abbiamo Marano che purtroppo. Quanto si pensa di recuperare Marano? Ma Marano non passerà ancora un mese e mezzo. Gagliardi dobbiamo valutare domani, eventualmente farà un esame e vediamo l'entità del danno qual è. Domani c'è cioè, di quelle che giocate sì, sì, stesso. Domani riprendiamo gli allenamenti. Sarà esercitato sta settimana e dovrei contare. Anche se caro, recupero Gatto. Perde Africano, mi sa che era diffidato. Africano, probabilmente Africano. Non so se riesco a recuperare Avagliano. Comunque si può dire che ci siamo quasi abituati a questa situazione. L'importante è che chi entra in campo dia il massimo, come è successo e come sta succedendo, che ognuno che entra è pronto a dare il suo contributo. Solo è un ragazzo del 94 che comunque è entrato con tanta volontà, tra l'altro mi ha fatto un ottimo inserimento da dove poi è scaturito il gol. Quindi anche lui sta entrando in un'ottica importante di una mentalità su cui bisogna continuare a proporre. Sotto l'aspetto mentale dico io, perché comunque magari sono giovani che ancora non sono abituati a questo tipo di pressioni, questo tipo di campionato. C'è anche Luigi. Tutti, scusate, tutti possono fare una domanda, tutti possono fare una domanda. La squadra rossa. Secondo l'altro mister se il Pennella giusto secondo lui, subito una seconda. Avvantaggiato o svantaggiato in quel momento della partita? Ah, ok. Ma io le sostituzioni le avevo preparate anche prima della loro. Scusa, me lo sembra che poi hai ingolfato l'attacco con gli innesi degli attaccanti. No, non mi sembra. Non è impressione. Non mi sembra, anche perché ho chiesto proprio a Gigi di cercare la profondità con Guarracino e Giovani. E secondo me l'ha fatto molto bene. Probabilmente le assenze di Marano e di Gatto ti hanno portato anche da così, come dicevamo prima, per forza a schierare Viola e De Martino. Però probabilmente la voce che mi sta dando in questa situazione fa. In questo momento stanno facendo bene, Gigi ha avuto un avvio di campionato un po' stentato, però lui sa, perché io lo ripeto sempre, che ha qualità, che può sicuramente dare ancora molto di più. Amici, io intendo. Si aspetta anche insomma di migliorare questo aspetto, perché comunque io lui lo sa, pretendo tanto da lui ma perché sono convinto che possa dare molto molto di più, con tutto che sta giocando bene in questo momento, io sono convinto che può dare ancora di più. Insomma è un giocatore importante, può diventare un giocatore importante di questa categoria. Domenica che ritorna da campo, come si chiede, cioè avrai il coraggio di lanciare un po' di domenica, per sabato vediamo un attimino, vediamo, adesso ci godiamo questa vittoria, poi in settimana vediamo come possiamo sistemare la squadra facendo sempre i conti con gli infortunati e con gli squalificati.
Grazie.